Salve amici comodoristi e comodorari, come dicevamo prima, l'unboxing delle cassette, che era così per motivi, per cause di forza maggiore, l'ho dovuto interrompere perché tempo era poco. Tempo era poco. E sono tutti tosani. E allora, allora, questo mi pare l'avevamo visto. Il tempo era poco e le cassette tante, quindi allora, come avrete visto nella prima parte di questo bel unboxing cassettoso che mostriamo qua in sovraimpressione. Allora, le cassettine imballate tutte belle così a pacchetti, no? Tutti belli ganzi. Queste ve le ho fatte vedere, per cui le possiamo togliere. Io vado un attimo di così, queste le ho fatte vedere, perché non finiva qui. E no, allora, queste pure. Ah, qua c'è il Lotus, cioè un'errata corrige. Questo è il Lotus, avevo detto Outrun, vabbè che l'avevo corretto, l'avevo descritto con un testo. Allora, mi pare, no, perché ho visto una cosa qua in fondo che mi pare un po' una cosa. Allora, oh, andiamo avanti, andiamo avanti. Deflector, ah, queste me le guardo tutti con calma. Quedex, perché molti non so che tipo di gioco sono. Bomb Jack, questo mi sa che non ha bisogno di introduzioni. Poi passerò un Natale a guardare le cassettine, i giochini. Questo l'avevamo visto. Questo lo devo aprire. Lotus Esprit, io lo devo aprire perché mi garba. E io non so se avrete notato, io qua sono un po' amante di Lotus. È rigorosamente nera, nera con scritture in oro. E libricino, bellino bellino, ovviamente in inglese, e bello. Ah, anche tedesken, ja. Tedesken e in italiano. Va bene, quindi questo via. Lire 5.000, no, aspetta. Ah, qua in 19.900 lire. I prezzi di una volta. Oggi ci vogliono 19 euro. Poi, per i più scarsi. Ah, Arabian Nights. Ah, quanti bei giochi. Fobia. Questi però mi sa che sono. Mi sa che sono degli omaggini. Due cassette addirittura. Sì, Moonfall. Perché Moonfall? E poi Roller Coaster. Allora, sono due, però io ne vedo uno. C64, Rambler, Roller Coaster Rambler. Però c'è pure Moonfall. Boh, scopriremo dopo. Prendo un bel dataset, dataset. Oh, veniamo a questo che mi pare è bellissimo. Il clou, questo mi pare un highlight di tutto quanto il casinotto di questo unboxing. A quanto pare siamo categoria per PC, quindi piccolo OT, però era anche un imprevisto perché mi aveva accennato il venditore. Eh sì, Battlefield bel PC, bellissimi, bellissimi questi. Quindi qua siamo, allora, categoria PC. Allora, EA Sports, no? Electronic Arts, Sega, Eidos, e praticamente The Black Box PC Collection. Questo è bellissimo, questa è una piccola chicca che mi ha voluto di cui mi ha voluto omaggiare
il buon, vabbè, diciamo il buon Roberto Grassi. Adieu, Crazy Taxi, The Sims Deluxe Edition, Battlefield Vietnam. Ah, questo lo volevo, questo lo volevo tanto sul sull'X360. Football Manager non me ne può fregare di meno. Del calcio, The Tomb Raider, The Angel of Darkness, cioè il primo, non lo so, e poi Commando Strike Force e manuale di istruzione su CD. Bellissimo, grazie mille Roberto, e professionale, serio come sempre, tutto a modino, diciamo così, dice qualche, dicono i toscani. E allora rimettiamo tutto qua dentro. Questo ora, questo io me lo metto sotto il l'alberello di Natale, e così mi faccio un po', sempre se posso, mi faccio le, passo un po' tempo col C64 e le cassettine appena prese, va bene. E questa era una parentesi, non crediate che io ora inizio a fare mega collezione da dipendente di cassette, potrebbe essere, però non lo so, non lo so. Allora, vi saluto, finisce qui l'unboxing, parte 2 finale, e vi auguro buona settimana prenatalizia. Ciao ragazzi, grazie per sopportarmi, e ci vediamo poi per i salutoni natalizi finali. Ciao.